che ha colpito tutta la città, proprio per questo è stata fissata domani per le 19 una santa messa nella chiesa dedicata alla Madonna del Rosario, a cui seguirà una fiaccolata per le vie della città fissata alle 19:30. A ricordare le due vittime anche un collega, Lorenzo Tamaro, del Sindacato Autonomo di Polizia. Allora, sentiamo le sue parole. Certo è che purtroppo non è la prima volta che accade questo e bisognerà sicuramente fare un esame su quello che è accaduto e cercare di vedere il discorso sicurezza sotto un altro aspetto. Una parola sui tuoi colleghi scomparsi. Sono due colleghi giovani che rappresentano, che devono rappresentare il futuro. Della polizia, delle forze di sicurezza, non, sinceramente è difficile, non ci sono parole su quello che è accaduto, però bisogna veramente fare un passo in avanti per migliorare assolutamente, in modo che si limitino al massimo queste tragedie, non si può pensare di continuare in questa maniera. Insomma. Cosa significa vedere la sicurezza sotto un altro aspetto? Significa che la sicurezza oggi è diventata una delle priorità del nostro paese e quindi noi da anni stiamo denunciando delle problematiche spesso volte proprio a migliorare il tipo di lavoro che facciamo. E credo che da troppi anni forse non abbiamo avuto risposte proprio su questi argomenti. Credo che forse bisognerà cominciare appunto a investire molto di più sulla sicurezza. Ricordo di questi due ragazzi, due trentenni tra l'altro, che insomma non erano in servizio da molti anni e come hai detto rappresentavano il futuro del corpo di polizia, un ricordo di loro. Ma il ricordo è di due persone normali, due ragazzi normali come tutti gli altri e quindi due persone che con il loro sorriso, con la loro passione, con la loro gioventù appunto portavano avanti quello che credo sia un punto per tutti noi e con passione appunto facevano questo mestiere, questa professione. Ci sono veramente poche parole dopo fatti di questo genere, credo.